ragazzi, bentornati sul mio canale. Se siete nuovi, benvenuti. Oggi stiamo qua in una nuova location. Siamo a Rimini per la fiera del Rimini Wellness. Sono le 4, siamo arrivate da poco. Abbiamo fatto check-in, spese e tutto quanto. Sono qua con Clara, Caterina e Rebecca. E siamo pronte ad andare in fiera. Siamo arrivati in fiera. Arrivate, anzi, perché siamo tutte ragazze. Che mangia un pancake dalle dubbie sembianze. È venuto un po' così, però è buono. È buono? Senti l'odore. Ok, sì, è buono, è confermo, buono. Confermo. Allora c'è la Kat che sta provando l'hip thrust con focus femorale gluteo. Esatto. Eccoci qui. Allora abbiamo fatto un tuffo nel futuro. Si può dire? Beh, sì, dai. E allora ci siamo allenate, io e Rebecca soltanto. Lei ha fatto il leg day e io invece ho fatto una full body, mentre Clara e Kat sono andate a mangiare, cioè nel senso a casa a mangiare in appartamento. Poi abbiamo cenato io e Rebecca, sono stanchissima, pensavo di aver perso la fotocamera, invece l'ho ritrovata. Questo è il motivo per cui è passato un lasso di tempo così grande tra l'ultima clip no, e questa. Non è vero, non è quello, è che non voleva vloggare. Non è vero, non è vero, io voglio sempre vloggare, rendervi partecipi della mia vita. Mettersi al bagno. È vero. E domani mattina andiamo ad allenarci e poi andiamo alla fiera. Quindi, stay tuned. Ciao ragazzi, buongiorno. Allora, ecco la mia colazione, pancake con farina d'avena, un uovo e albume. È venuto un bel po' piatto, visto che abbiamo arrangiato un po' con le padelle che ci sono qua. Qui ho le proteine di bulk al gusto cioccolato e miele, che sono uno dei gusti più buoni in assoluto. Come sempre vi lascio il link qui sotto se le volete provare. Cioccolato e miele, cioccolato e cocco, cioccolato e caramello sono i tre gusti più buoni in assoluto. E qua invece abbiamo un po' di fragole. Io oggi non ce l'ho da mangiare, però ho portato per tipo Rebecca, così se qualcuno vuole provarlo, il burro di bulk al caramello salato, che è uscito da poco, anche questo ve lo lascio qui sotto. Ragazze, ragazzi, anche devo commemorare questa cosa, pane della panetteria. Tra l'altro oggi abbiamo avuto una disputa perché io dico forneria, mentre tutte le altre dicono panetteria, quindi fatemi sapere, tranne Clara che dice panificio, giusto? Io dico panificio. Panificio. Latini, Clara intanto sta tagliando il finocchio. Io dico forneria, lei panificio e le altre, Rebecca e Kat, panetteria. Quindi fatemi sapere nei commenti cosa dite. Ad ogni modo, panino, avocado e salmone. E ho mangiato anche mezzo finocchio gentilmente concesso da Clara e due zucchine. Allora, eccoci qua ragazzi, come avete visto abbiamo pranzato, adesso siamo pronte. Io tra l'altro sto indossando il completo Ira di FGM e anche Clara. Infatti siamo tutte iraconde. Iraconde. E ci avviamo verso la fiera. Proviamo pistacchio, vai per me stai stessa, sei tutta in tinta verde.
Io provo quello fondente invece. Vediamo. Ciao ragazzi, siamo tornati dalla fiera, non ho vloggato moltissimo perché mi sono goduta i momenti, però avete visto qualche clip. Adesso invece andiamo a cena, a un ristorante, andiamo a mangiare pesce, non vedo l'ora. Prima però vi faccio vedere l'outfit di stasera, che è il vestito pin-up di FGM, che c'è sia nero che azzurro. In questo momento sto indossando la taglia ML. Così. Mi ci vede. No, se Clara vuole firmarmi, ti sfrutto. Aspetta che non vedo se sto inquadrando. Ok. Aspetta, aspetta. Aspetta, ok. Così. Bella! Olè! Wow. Vado. Devo mangiare. Forza. E Clara, pronta. Ma che back. Anche la cat. Ready? Prontissima. Fame. Allora, siamo al ristorante. Io e Clara abbiamo ordinato la grigliata di pesce. Sei pronta? Sì, pronta. No, sei pronta. Ha detto da dividere, io ho paura perché c'è Alice che non so se mi posso lasciare in questa grigliata. Due grigliate e poi ci ha portato i piatti, quindi abbiamo un attimino paura. Buon app. Allora, ecco qua la grigliatona, dai, direi che possiamo dividerla equamente. La possiamo dividere sta grigliata? Appropriata. Non lo so. Poi tu hai preso i rigatoni con... Buonissimi. Hai già mangiato? Con gli scampi. Stavo morendo di fame. Io stavo morendo, ragazzi, scusate. E la Silvia invece spaghetti con vongole bottarga. Lei intanto già tranquilla proprio. Ecco qua, dopo cena, passeggiatina qui sul lungomare. Siamo nella zona porto. Là c'è anche la ruota panoramica. Intanto anche le ragazze, Clara sta vloggando anche lei. Oh, siamo arrivati fino a qua e abbiamo scoperto che finisce. Allora, lei è l'emblema della pigrizia e della stanchezza. Non c'è voglia di vivere. Cioè, abbiamo camminato tutti questi metri, vi rendete conto? Tutti questi metri. Ma perché voi non avete visto quello che abbiamo fatto prima? È quello il problema. Per capire, oh, vai a nuoto. O se no fatti portare da questo... è vero, fatti portare dal battello. Troppo un passaggio, punto. Fai l'autostop. Quello in corso in Milano. Fai il ferry stop. Esatto. Madonna, raga. Attenzione. Buongiorno ragazzi, perdonate il look, ma ho appena fatto la doccia, quindi ho i capelli un po' così e non abbiamo più il phon, nel senso che Rebecca ne aveva preso uno ma si è fulminato e quindi verrò in fiera con i capelli così, però vabbè. Oggi ultimo giorno, questa mattina siamo state un pochino in spiaggia, invece adesso sono le 1:30, veniamo a goderci l'ultimo pomeriggio di fiera, penso che andremo anche a vedere le gare sia Men's Physique che Bikini, quindi magari vi faccio vedere qualche clip anche di quello. Ultima domenica, ultima giornata in fiera, poi stasera stiamo ancora qua perché abbiamo deciso di fare ancora una notte a Rimini e tornare domani mattina anziché stasera perché probabilmente avremo trovato moltissimo traffico, quindi ultima giornata. È stata una fiera fantastica, purtroppo rispetto agli anni passati, per esempio al 2018, al 2019 quando sono venuta io, è un pochino più sottotono ovviamente perché l'anno scorso è stato il primo anno dopo il lockdown in cui l'hanno fatta, quindi già l'anno scorso io non c'ero stata, però mi hanno detto che era ancora un pochino più ridotta come fiera. Quest'anno invece si vede che sta ripartendo e sono veramente contentissima di averne fatto parte e non vedo l'ora di vedervi anche l'anno prossimo se ci sarete. Bye.
all'hotel perché la fiera è quasi finita, però nel frattempo ci hanno dato un bel po' di budini, quelli della Nestlé, e allora io sono un po' scettica in merito al ritorno in macchina, mentre Clara si fida, quindi io li ho dati via e lei li porta, però adesso prima voglio assaggiare un pezzettino, un pochino di questo, quindi vediamo, budino al cioccolato, i valori sono quelli di uno yogurt greco, è buono, sa di budino al cioccolato. Eccoci qua, siamo tornate, capite il mio grado di stanchezza da quando inizio ad indossare gli occhiali perché non ci vedo più. Tra l'altro oggi pomeriggio abbiamo visto le gare, vorrei aver portato gli occhiali perché non ci vedevo assolutamente niente, ormai sono cieca. Ma che bella Clara, guardate, che faiga. Oh no, no, bellissima, Clara stupenda, super cute, che bello questo vestito. Grazie. Ma che l'hai preso? Da Topshop, però tipo 7000 anni fa. Niente, quindi non potrete trovarlo anche perché Topshop è solo in Inghilterra e in altri stati. Niente. Comunque, sono le 8:17 e visto che siamo delle ragazze wild che vanno fuori la sera, usciamo da berci una Coca Zero. Sì, prima di andare, se vedete, sto lacrimando perché sul vlog di Clara c'è una clip bellissima su come diventare influencer. Lezioni per dummies. Esatto, influencer for dummies. Mm-hmm. Vi facciamo vedere come farvi un servizio fotografico. Con una sorpresina finale. Con una, esatto, con un happy ending finale, perciò andate sul profilo di... Se volete cambiare opinione su Alice Vetturi, andate sul mio profilo, sul video. Vi lascio il canale di Clara qua sotto. Adesso andiamo. Prima caffè o Coca Zero? Dobbiamo decidere. Caffè shakerato. Sì. Allora, siamo alla ricerca di un bar. Per andare a prendere un caffè shakerato, ci ispira questo, Clara, però ha paura che non ci facciano il caffè perché abbiamo avuto un trauma ieri. È tremendo, ragazzi. Esatto. C'è di 20 minuti per un caffè. Praticamente ci siamo sedute a un tavolo e ci fanno, però noi a quest'ora non serviamo caffè. E noi, se volete, ce ne andiamo. Esatto, se volete ce ne andiamo e loro, no, vabbè, ve lo facciamo. Giuseppe, sappio. Oddio, dire, cos'è che diceva? Sorrido sempre, ciao. È vero, sorrido sempre. Ciao. Ciao. Comunque stavamo per andare, solo che poi c'era quella col caffè. Dopo 20 minuti è arrivata con i 5 caffè. Esatto, 5 caffè. E poi ci hanno anche chiesto, perché abbiamo chiesto i caffè Deca, ma perché, non per farmi affari vostri, ma perché li volete Deca? Noi abbiamo detto ma un anfiteatro di caffè. No, non si possono dire queste cose su YouTube. Gli ho detto che siamo vecchi e lui fa infatti. Anche oggi siamo polemiche. Comunque, andiamo, vai. Fatto Clara. Mangia. Allora, alla fine niente ruota panoramica, perché abbiamo deciso di fare le brave e risparmiare un pochino. E costava un pochino troppo per quello che offriva. E siamo qua a fare una passeggiata sul lungomare qui al porto. Ed è bellissimo, siamo super contenti di aver scelto di non tornare stasera, oggi è domenica, ma torniamo appunto, ciao Clara, torniamo domani mattina, ci alleniamo al volo e poi partiamo per il ritorno, perché avevamo immaginato che probabilmente il weekend del 2 giugno ci sarebbe stato un sacco di casino per strada domenica sera, quindi ultima serata qui a Rimini e poi domani si ritorna. Ciao ragazzi, buongiorno, bentornati nel vlog. In realtà per voi non è passato molto tempo, ma per me sono passati un po' di giorni. Oggi è il 16 di giugno e quindi sono passate quasi 2 settimane dal Rimini Wellness. Volevo editare il video prima, ma ritornando alla mia routine con gli allenamenti, il tirocinio soprattutto. Adesso sto facendo tirocinio nel reparto di neurologia e praticamente inizio la mattina alle 8 e finisco verso mezzogiorno e 20, mezzogiorno e 40, a seconda della giornata. Quindi sono stata veramente incasinatissima, anche perché settimana prossima poi ho un esame, quindi tutti i pomeriggi sto studiando. Quindi è bello essere ritornata alla routine, però ecco, diciamo che YouTube, volevo editare il video, ma ha subito un po' di rallentamenti. Però adesso sono tornata qua e volevo farvi vedere il mio ordine di bulk, perché mi è arrivato
un mega pacco qui, e ora vi faccio vedere. Intanto c'è la Tea qua con me. Ciao bella. Le ho preso, cioè praticamente ho preso gli ear tag, che sono, cioè praticamente c'era la confezione da 4. Vediamo, ehi Tea, che sono i tag praticamente che ha fatto uscire la Apple, che si possono attaccare alle valigie piuttosto che alle chiavi, così, e con la funzione dov'è poi si possono rintracciare. E ho visto che molte persone lo mettono anche sui cani, e quindi io spero che non causi problemi a lungo termine, però in realtà mi sono informata e non sembra, visto che tantissime persone lo fanno. Quindi abbiamo messo un AirTag al collare della Tea, sperando che non scappi mai. Però qualora dovesse succedere, almeno possiamo rintracciarla. Non so se qualcuno di voi ce l'ha, se qualcuno magari ha qualche consiglio su dove potrei anche attaccarli, perché ne avevo 4. Uno l'ho messo su di lei, uno sul portafoglio, uno sulle chiavi della macchina e l'altro penso in macchina o in valigia. Cioè non in macchina, in borsa o in valigia. Anche perché, a proposito di valigia, stay tuned, perché io settimana prossima parto e farò una super vacanza con la mia famiglia, perché andiamo in America per il matrimonio di una ragazza, che è la ragazza che la mia famiglia ha ospitato quando io sono stata a fare l'anno all'estero ormai 7 anni fa. Io sono stata a fare l'anno all'estero nel 2015, quindi sì, 7 anni fa, e lo stesso anno la mia famiglia per un anno ha ospitato una ragazza dalla Florida proprio. Non era la stessa famiglia, però era la stessa città. Quindi è stato uno scambio, si sposa, ha un anno più di me, e il fatto che si sposi mi lascia, cioè mi mette un po' di ansia, però no, vabbè, sono contentissima per lei. E quindi andiamo a Pittsburgh in Pennsylvania per il suo matrimonio, e dopodiché invece prenderemo la macchina da Pittsburgh, andremo a New York, cioè non torneremo, andremo a New York, faremo 5 giorni a New York, siamo io e la mia famiglia proprio, io, le mie sorelle e i miei genitori. E poi dopo 5 giorni a New York torniamo qua in Italia, e poi ritorno ai tirocini e ritorno agli esami. Quindi se volete vedere qualche vlog, se volete che vloghi così, mi mancherà tantissimo la Tea, ma la lasciamo dai nonni. Se volete che vloghi, fatemi sapere nei commenti se è una cosa che potrebbe interessarvi. E nel frattempo vi faccio vedere l'ordine che ho fatto su Bulk. Allora, sono un po' in controluce, però mi vedete comunque, quindi direi sì. Allora, ho fatto un mega ordine perché ero carente di molte molte cose. Quindi ho preso prima di tutto le proteine in polvere di Bulk, perché sapete che io adoro i gusti cioccolato e caramello, le metto sempre nel porridge. Ehi tu, nello yogurt greco, cioccolato e caramello. Cioccolato e caramello in realtà l'ho presa doppia, perché la usano spesso anche le mie sorelle, a cui piace moltissimo, per fare tipo lo smoothie. Quindi latte, ghiaccio e proteine in polvere, frullato tutto insieme nel frullatore, soprattutto adesso che è estate, fa caldo, così bevanda fresca, fantastica. Poi ho preso un bel po' di macro mancia, queste sono al gusto tiramisù, nuovo gusto, molto molto buono, l'ho provato anche allo scorso ordine. Poi altro gusto invece, questo che è il caramello salato, che è l'altro gusto nuovo che vi avevo fatto vedere anche allo scorso, penso allo scorso ordine, oppure su Instagram, non mi ricordo. Comunque anche queste sono validissime, penso che siano entrate nell'Olimpo dei miei gusti preferiti di Macro Munch. Poi ho tantissime. Poi altra cosa che ho ordinato sono questi, che sono i Reese's, cioè praticamente le coppettine di cioccolato fondente, cioccolato no, al latte, cioccolato al latte e peanut butter, quindi burro d'arachidi. Anche queste mi ispirano un sacco, ve le farò vedere. Poi in realtà altre macro mance, non ve le faccio vedere tutte, ma raspberry cheesecake, quindi cheesecake al lampone. Questa invece che è al gusto honeycomb, quindi cioccolato e miele, anche questa molto buona. E altri gusti che non vi ho fatto vedere, vabbè, la classica caramello e cioccolato, che è una delle più classiche e delle più buone. Poi le barrette vegane, che queste qua sono fantastiche, al cioccolato e cocco. Altre proteine in polvere, invece, al gusto cioccolato e cocco, invece, quindi quello era cioccolato e caramello, questo è cioccolato e cocco. Come vi dico sempre, quando mi chiedete se andate sul gusto cioccolato e qualcos'altro, andate sul sicuro, quindi cioccolato e biscotti, cioccolato e caramello, cioccolato e cocco, cioccolato e miele. Infatti, eccoci qua con cioccolato e miele. E infine ho preso lo sciroppo zero calorie al gusto cioccolato e caramello, anche questo, multivitaminico e vitamina D3, perché comunque sono un pochino carente, quindi nonostante ci sia sole così sto continuando con la vitamina D3. Qui in realtà ho altre macro mancia, però questo è l'ordine.
Quindi ecco, mi sono spostata così almeno mi vedete un pochino più alla luce. Questo è il mio ordine di bulk, ora sistemo tutto quanto e dopodiché sono le 1:20. Alle 2 mi vedo in videochiamata con un mio compagno, il mio compagno con cui studio sempre, che dobbiamo andare avanti con lo studio per il nostro esame di settimana prossima. Perciò ragazzi, io vi saluto, spero che il vlog del Rimini Wellness vi sia piaciuto come sempre. Se vi va di supportare il canale, mettete un like, commentate qui sotto e se non siete ancora iscritti fatelo, così almeno non vi perdete i prossimi video. Io sono Alice Vetturi su Instagram e ci vediamo al prossimo video. Ah, ultima cosa per quanto riguarda bulk, FGM e tutto quanto, quindi integratori, altre cose così, e anche per il coaching online, come sempre trovate il link qui sotto per tutti i miei link, il mio podcast, se volete lavorare con me col coaching, tutto, link qui sotto. Ci vediamo alla prossima!